sera, ragazze e ragazzi, quelle proteste, quelli, vabbè, bando alle ciance, è un video su alcuni prodotti, più l'aggiornamento della mia PSP. Finalmente ho finito questa, che era una crema mani della Vella, non so se si riesce a leggere, crema protettiva per unghie e mani alla cera naturale d'api. Questa mi era stata regalata dalla mia estetista per un Natale, non ricordo se lo scorso o quello prima, forse lo scorso, cioè non quello che è appena passato, quello dell'anno precedente. Ok. È un'ottima crema, però poi Lavella, vabbè, sorvoliamo. Fuori uno. Poi ho finito questa, che è la crema idratante viso della Exence. Come sapete dall'altro video, questa crema io l'adoro, mi piace tanto, tipo, questa era la terza confezione, quarta confezione che compravo e che ho finito, e quindi l'ho ricomprata. Allora, crema al mandarino e al limone, crema gel idratante, purificante, effetto matte per pelli giovani, miste e grasse. Ok. Fatto, ricomprata. Poi un paio di cosucce di cui sono molto 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 contenta. Cioè, prima di tutto, avendo cambiato politica sui cosmetici, mi sono informata sui co de dei cosmetici che io posseggo, di quali mi potevo fidare, scusate, di quali marche mi potevo fidare e altre. Scusate, non so se sono inquadrata. Forse sì. Comunque, di quali marche mi potessi fidare per il fatto che testano sugli animali, eccetera. E ho scoperto via internet che la Stenom e quindi anche la marca cosmetica della Stenom non testa sugli animali, cosa molto molto soddisfacente per me, perché come sapete io i prodotti li prendo gratis da mia nonna che è una rivenditrice. E quindi questa cosa sono molto soddisfatta, quindi continuerò a farmi fare i regalini da nannina. E poi un'altra cosa, qui a Salerno già era aperta un centro OVS, soltanto che non vendevano cosmetici, quindi la linea della cosmetica non c'era il reparto cosmetico. Settimana scorsa, se non sbaglio, sul corso hanno aperto una nuova OVS, un nuovo centro OVS, che ha anche i cosmetici. Ho fatto un giro, lo sapevo già, hanno, oddio, come si chiama? L'Essence. Scusate. Vuoto di memoria. Hanno l'Essence. Sempre gironzolando su internet perché mai acquistare non ricordavo se la marca testasse o meno sugli animali. Ho saputo da fonti spero non, poi non cambino idea, vabbè, da vari forum che, e anche dal sito, che non testano sugli animali, quindi probabilmente acquisterò qualcosa a breve. E la prima cosa che vorrei acquistare, non so se l'avete mai vista, comunque c'è un sacco di review, come si dice qua su internet, su YouTube, della palette trio dei correttori. Ne ho viste di positive e anche di negative, devo essere sincera. Io la vorrei provare perché un correttore verde in questo periodo mi può servire. Ho un po' di magagne sul viso, voglio correggerle, almeno nascondere, non correggerle. Quindi voglio provare appena ho la possibilità, perché sono andata e voilà, era finito. Ma poi è andata a ruba. A YouTube funziona perché si scoprono un sacco di cose e poi vedi che più o meno tutti hanno gli stessi gusti perché vuoi non vuoi si parla sempre delle stesse cose. Comunque, quindi voglio provare il trio correttore. Se voi l'avete provato, fatemi sapere come vi siete trovate, così giusto per avere qualche altra, sentir suonare qualche altra campana. Questo è quanto. Ci vediamo. Ci vediamo, mi piace. Va bene, ci vediamo, sì. Allora, sì, un bacio. Buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Quando vedete il film? Il film.
Scusate, sono appena tornata da Alice nel Paese delle Meraviglie, ci sono rimasta pure io. Comunque, alla prossima, in gamba!